Ehi, la turma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Expedition Viking. Vediamo che cosa ne è valso di aver picchiato questi ladri. Ah, hanno assassinato qualcuno? Ok, sono appena poco più che consci, insomma. Siete tornati a finire il lavoro? Ah, ma non sei lui. Allora, per favore, devi aiutarci. Fermatevi, che cosa è successo? Un uomo vestito di blu ci ha attaccato. Ha rubato una figurina. È fatta di legno, non ha valore, ma l'ha scolpita mio nonno. Per favore, trovare quest'uomo e la figurina. Grazie, grazie. Qualsiasi cosa trovi su di lui puoi tenerla. Portami solo questo idolo. Ma. Quindi non erano quelli i ladri. Che cazzo? Allora, c'è la moglie che sta morendo dissanguata e mi chiede di una statuina. Ma tra l'altro, quindi non sono i ladri che ho picchiato io adesso. Cioè, che abbiamo picchiato nell'episodio precedente. Io parlo di adesso perché li sto registrando consecutivamente, ma. Ma no. Però quindi cosa vuol dire? Che troveremo degli altri guai mica da ridere? Ah, qua abbiamo guardato, abbiamo esplorato per bene questa zona. Sì, non c'è niente. Ed era perché la mappa è sempre a caso rispetto a. Così. Ok. E qua c'è della roba esplorabile. Ci sono degli altari, della roba. Queste erbe come le raccolgo? Scusatemi. Ah, c'è da fare tutto il giro, ok. Purtroppo non ho messo l'highlight delle cose perché sennò qua. Qua c'è della gente morta a caso. No, bueno. Qua c'è da fare tutto il giro, mi sa. Allora, vediamo un po'. Andiamo a vedere qua intorno al lago prima. Così da avere un'idea più chiara della situazione. 180 valuables. Cosa che c'è qua? Un tizio che taglia la legna, va bene. Ah, c'è un. Non volevo farvi perdere tempo in un episodio del genere in cui andiamo solo a gironzolare così. Però succedono le cose all'improvviso, come avete visto. Super all'improvviso. Ah, niente, il lago abbiamo visto qua. Andiamo a raccogliere un paio di robe. Qua c'è un. Dei bauli, cioè dei barili. Proviamo a scendere un attimo giù a vedere qua la zona vicino alla città. Prima di andare là, perché ho paura che se andiamo là dobbiamo fare degli altri combattimenti. Non siamo per niente in foro, a meno che non cambia tutti. Però, allora, con Godi abbiamo già parlato. Questo qua chi è invece? Ok, è una persona sulla ventina che ci fa cenno quando ci allontaniamo dopo aver parlato con l'altro. Ehi, tu. Chi sei? Sono Grettir. Il Godi è mio padre. Stai cercando di attirare la nostra attenzione? Sì, lo stavo facendo, ho visto che parlate con mio padre. E riguardo la tomba? Potrebbe essere, perché ci stai chiedendo? Vi ha chiesto per un sacrificio? Sì. Dobbiamo decidere se.
accettarlo. Ogni tanto le persone vanno là semplicemente senza chiedere, ma non sono mai tornati. Cosa stai dicendo? Cosa succede a loro? La gente del sottosuolo li tiene. Li hai mai visti? No. Ma se ti avvicini all'entrata di notte, ogni tanto puoi sentire i suoni che fanno. Sono come delle urla. Sembra che ti piacerebbe sapere cosa c'è là dentro. Ho sempre voluto andare, ma mio padre non mi lascia. Non ha lasciato nessuno di noi. Ok, la prima direi. Se ci apri la porta, andremo a osservare. Se incontriamo la gente del sottosuolo, ce ne occuperemo. Sono curioso, ma non sono stupido. Mio padre sarebbe furioso se facessi entrare qualsiasi persona. Però stai dicendo che è possibile, vero? Mio padre ha due totem che dà alla gente quando hanno bisogno di rappresentarlo. Se gli mostri il totem, no, se mostri il totem alle guardie ti faranno entrare. Ne porta uno con lui ogni momento. Posso ottenere l'altro, ma non ne vale veramente la pena. Potrei farlo valere. Quanto? Una buona percentuale del tesoro del vecchio re. Un quarto di quello che troviamo. Metà. Provo senso. Ok. Va bene, allora ha accettato per un quarto. Un quarto e gli diremo tutto. Va bene. Se avessimo bisogno di qualcuno per sacrificare quel stupido idiota, potrebbe essere un buon candidato. Sarebbe davvero crudele. Di sicuro suo padre non sarà molto felice di quello. Basta ucciderlo, strappare via i suoi vestiti, tagliargli la testa, nessuno lo saprà mai. È solo un suggerimento, ma servirebbe un omicida da sangue freddo. Preferisco comunque sacrificare uno dei nostri. Ok, non sono tanto sicuro che fosse così un'idea buttata a caso, eh? Da parte sua. Allora. Avremo bisogno di tantissime medicine, tra l'altro, per sistemare tutto quello che abbiamo rotto. Anzi, visto che non riusciamo proprio neanche a curare tutto con le medicine che abbiamo. Ah, qua c'è altra gente. Per favore non metteteci nei guai di nuovo, perché non siamo pronti per altri guai adesso. Ci chiedono che cosa vogliamo. Le mie intenzioni sono pacifiche. Sono felice di sentirlo. Devi scusare la nostra attenzione, ma c'è qualcosa che non va in questo posto. Ti aiuta il fatto che di recente abbiamo una guardia in meno. Che cosa vi preoccupa di questo posto? È una semplice intuizione, difficile da descrivere. Hai incontrato il Godi? Sì. È
È un tizio abbastanza amichevole, però non riesco a fidarmi di lui. Come avete perso il vostro uomo? Il pazzo ha visto una faccia carina e è scappato con lei appena ci siamo accampati. Nottolfr era l'uomo delle nostre guardie. Una volta sparito. Abbiamo sentito che era ricercato per furto. Sembra che avesse firmato con me semplicemente per scappare dalla città senza che nessuno se ne accorgesse. Questo non mi preoccupa, ma ha portato via un'armatura e una spada costose. Mia buona armatura e spada costosa. Magari riesco a trovarlo. Grazie. Penso che tu potresti effettivamente trovarlo. Non mi preoccupo dell'uomo, ma porta indietro quello che aveva con lui e ti ricompenserò. Dei tizi mi hanno detto che ha portato la ragazza in quella direzione. Sembra che lei sia andata volentieri, ma dubito che lei sappia con che tipo di persona si è andata a trovare, insomma. Allora, vediamo, qua non c'è altro, eh? No, qua finisce la mappa, e qua abbiamo tutto setacciato, sì. Allora, vediamo un po' qua. Che roba c'è? Allora, qua finisce. Qua c'è dell'altra roba. Avremo bisogno di una vagonata di medicine, a meno che non torniamo indietro. A meno che. Allora, un'idea sarebbe quella di cambiare il party, effettivamente. E prendere i tizi meno combattivi. Gli altri che abbiamo reclutato poco. Però. Non lo so. Non lo so, mi fido fino a un certo punto. Allora, là ci dovrebbe essere il nostro uomo. Non voglio andare subito da lui perché se c'è da combattere si è messi malino, se non malissimo. Questa è della gente. Ok, ci sono un sacco di omicidi comunque in questa zona, non so se per questi underground ones o per che cosa. C'è qua il tizio. Ah, è lui. Facciamo un save scam, va? Proviamo a fare. Proviamo a parlarci, vediamo cosa ci dice. Si avvicina con la spada estratta. Sfida. Chi è? Tu dovresti essere Nottolfr. E cosa hai intenzione di fare di questo? Problemi con Diplomacy 1. So che sei un ladro, Nottolfr, ma sei anche un omicida? Quell'equipaggiamento vale la pena di perdere la vita o uccidere qualcuno per esso? O
Ok, la ragazza interviene e dice: dagli semplicemente la roba, Not, non ne hai bisogno. Combatti splendidamente anche senza di essa. Ok, riusciamo a ottenere le cose. Ecco, digli che te l'ho restituita volentieri. Ok, quindi niente. Questo è super risolto easy. Bene, meglio così. Andiamo solo a raccogliere sti resti qua. Se c'è altro qua in giro. Adesso ci sia la foresta più foresta del mondo. Poi queste mappe nere non è che sia l'ideale per capirci qualcosa, eh. Dov'è che erano accampati qua? Arnulfr. Che ci dia un po' di soldi, che qua abbiamo bisogno di medicine. Ok, la migliore notizia che ho avuto in settimane. Ok, una nuova fazione, Gelling. C'è altri due skill points e delle hide. Ok, allora, il problema è che adesso dobbiamo per forza entrare, mi sa. Non ci sono altre opzioni, però non voglio assolutamente entrare con sta gente. Perché si è messi molto male. Allora, vediamo se c'è un accampamento. Ma anche se ci fosse un accampamento vicino, il problema è che ci metto dei decenni qua per curare tutti. A meno che non torno indietro fino a fino da Olga, no? Come si chiamava la tizia pazza? Pulga. Però sarebbero tantissimi giorni per tornare fino a Skierne. Marzo. Marzo sarebbero 2 giorni praticamente per andare e tornare. Con tutti che arrivano super stanchi e tra l'altro dopo puoi farlo indietro. Ah, io direi di fare un save scamming qua, prima di tomba, per vedere un attimo le possibilità che abbiamo. Allora, prima opzione è prendiamo la gente non malata. Perché Katie e Nefia devo per forza prenderli? Nefia è messa malissimo. Vada, proviamo. Proviamo a sostituire a Slave Gunnar e vedere che cavolo succede. Allora, andiamo dal ragazzaccio qua. Alla torre. Ci fa parlare anche se non sappiamo ancora che c'è. Tell me something. How is it that your stews are always so much better than Bjarktis? Hey, what do you have against my mother's stew? Nothing at all, except that Idis' stews are better. Yeah, it's true. Your stew is really good, Idis. What do you put in there? Not about the ingredients. Bjarktis doesn't know how to handle a fire pit. Never did. If you're not careful with the heat, meat will dry out like a cow patty in the sun. Lei? Well, Parla di I'll never look stupato. at stew the same way again.
Aspettiamo il tizio. Un'ora più tardi. Ok. E dice di fare in fretta. Allora, cos'è che ha perso morale? Aggressivi e conceited. Gli open-minded e i peaceful hanno guadagnato invece morale. E questo non mi piace. Quattro persone stanno accanto all'ingresso e chiacchierano l'un l'altro. Sono molto ben armati. Ecco Excel, qual è il tuo... Quali sono i tuoi affari? Mi è stato detto di mostrarvi questo. Ok, ti apriremo la porta. Ok, sembra di sentire qualcosa dall'interno. Ah, qua non abbiamo finito di guardare, però chi è Dan Ray Besson? Vengo solo a tagliare la legna. Stai lontano da quel barrow. Sono degli strani riti e strane cose. Un villaggio. Ma sto abbastanza per conto mio. Affila sempre la tua ascia, va bene. C'è un tizio che ripara navi. Vabbè, niente, mi dice un sacco di informazioni poco rilevanti. Allora, un cairn che va sempre bene. Delle erbe che vanno sempre bene. Ah, c'è un sacco di roba che non avevamo esplorato. Qua intorno, quanto si espande ancora qua? È abbastanza. Ho sentito un rumore di finimenti, tra l'altro. E qua c'è anche un'altra capannina. Sarà quella del taglialegna, probabilmente. Ah, è, no, è quello che fa la nave. Ah, fa navi, ma poi dopo le vende a gente che sta sulla costa, perché loro non stanno sulla costa. Ho delle domande per il villaggio qui intorno. Dice sono pazzi per la vecchia tomba. Puoi dirmi qualcosa sulla tomba? È qui da un sacco di tempo. Sono un sacco di persone che sono venute per il tesoro, ma nessuno è mai andato via ricco. Delle persone sono venute qua per la tomba qualche giorno fa, ma non sa che ne è successo. Ok. Va bene, dice che non è molto bravo a parlare, ma ci sta. Ah, qui c'è altra roba che dovrei... Sì, guarda che spettacolo. Delle altre erbe. Ok, niente, qua ci siamo già stati, il resto delle cose ci è chiaro. Sì,
Sì, forse su in cima c'è della roba ancora da esplorare. Di qua. La storia che ven qua, ma mi sa che non c'è poi nulla in realtà. Siamo tornati dove eravamo prima per parlare con quel tizio. E direi che non rimane altro allora. Abbiamo visto proprio tutto quel che c'era da vedere. La gente è morta qua sopra, a caso. Ok, l'unico posto dove non ci siamo avvicinati allora è quell'altro giù sotto dove c'era il tizio che ci attaccava. Meeting site, watchtower. Ok, nulla, per cui direi che ci interrompiamo qua, facciamo un altro salvataggio qua. Questo. E ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti, buona giornata.